10 errori gravi dei batteristi. Oggi vi voglio parlare di queste 10 cose che secondo me i batteristi non devono fare mai. E non sono gli unici 10 errori che fanno i batteristi, perché di errori ce ne sarebbero miliardi, ma vi voglio dire quei 10 errori che veramente quando li sento dico cacchio no, non devi fare questa cosa, mi danno proprio fastidio. Ma dato che come vedete non sono gli unici errori che i batteristi possono fare, qui sotto nei commenti scrivetemene altri. Scrivetemi quelle cose che vi danno proprio fastidio quando le sentite fare un batterista. E detto questo, comunque questo video vuole essere un video per far capire sia chi è alle prime armi, ma anche chi non è alle prime armi assolutamente, le cose che secondo me non vanno mai fatte, quelle proprio da dire no, questo lascia sta, non farlo. Quindi direi che possiamo partire. Io vi ricordo solamente, a parte di iscrivervi al canale, clicca sulla campanellina, andare su miei social, Instagram, Facebook e Telegram, anche qui sotto in descrizione, di cliccare sul link che vi riporta il sito GasTube, dove c'è spiegata tutta la questione live, perché tra poco si partirà con le live di GasTube, quindi andate sotto in descrizione perché c'è una live gratuita per tutti. Quindi in questa live potrete chiedermi delle cose dal vivo, rispondere alle vostre domande e tutto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, dovete solo registrarvi, ci mettete veramente 2 minuti. Partiamo subito col primo errore grave. Uno dei primi errori gravissimi di cui voglio parlare è sicuramente quello degli unisoni, e cioè, attenzione, non dei soliti unisoni tra cassa rullante, tra cassa Charleston. Quelli sono errori gravi, ma già li sappiamo. Un problema gravissimo che fanno soprattutto quelli che sono alle prime armi, ma non solo, ho sentito fare da tanti batteristi, è quella di fare i passaggi con i tom e il rullante e andargli a mettere anche la cassa insieme, che magari suona gli ottavi mentre noi suoniamo i sedicesimi con le mani, e fare questa cosa qua. E in realtà non è così sbagliato, nel senso non suona così male questa cosa. Il problema qual è? È che o siamo veramente veramente precisi e quindi andiamo a suonare colpi con la gran cassa perfettamente insieme al tom o al timpano, oppure questa cosa viene una cosa schifosa, perché se non siamo perfettamente insieme, se non facciamo i colpi perfetti, vengono subito dei mini flam. E quindi si trasforma in questo. Non è il massimo da sentire. Se è veramente preciso è bello, ma se non è preciso rischiamo di buttare via un passaggio, di fare un passaggio schifoso. Quindi il consiglio che vi do è di lasciar perdere la cassa, non farla per forza, non voler per forza mettere la cassa all'interno del passaggio per fare un passaggio più deciso, più potente, ma fate il passaggio senza cassa. È più bello al massimo fare. Quindi non vogliate per forza mettere la cassa. Quando sarete tranquilli, quando avrete tutto sotto controllo, allora magari andrete ad inserirla. Però fino a quel punto lì suonate senza cassa e vedrete che il passaggio sarà potente lo stesso. Un altro errore gravissimo, secondo me ancora più grave di quello di prima, di quando andiamo a suonare soprattutto sui tamburi, anche sui piatti, ma soprattutto sui tamburi, è quello di pensare: ok, se io lo suono con una mano a un volume, se io suono lo stesso tamburo nello stesso momento con due mani, questa è una delle cavolate più grosse che ci siano. Mai fare questo ragionamento. Se noi suoniamo tom o timpano o qualsiasi cosa rullante, piatti, con una mano, avremo un certo tipo di suono. E devo dire, se lo suoniamo forte, se lo suoniamo nella maniera giusta, sarà abbastanza potente. Se noi andiamo a suonare lo stesso tamburo con due mani, appunto, nei piatti non si sente tanto questa cosa, ma nei tamburi tantissimo, se andiamo a suonarlo con due mani insieme, i problemi saranno due. Per prima cosa, se non lo suoniamo perfettamente insieme, rischiamo di fare dei flam, quindi di fare due colpi molto ravvicinati, quasi insieme ma che non sono insieme e si sentono. Il problema più grosso però è se proprio riusciamo a farli insieme quei colpi, perché se riusciamo a farli insieme, in pratica quello che otterremo sarà un volume minore del tamburo e un suono più brutto. Perché? Perché non vi so perfettamente spiegare fisicamente cosa succede, ma in pratica è come se andassimo a stoppare con una bacchetta la vibrazione che gli abbiamo dato con l'altra bacchetta, cioè una cosa del genere. Se noi andiamo a suonare perfettamente insieme con le bacchette, rischiamo di avere un suono peggiore. Se ad esempio lo facciamo sul timpano con una bacchetta e questo, se vado a suonare il timpano con due bacchette insieme, non so se si riesce a sentire di lì, ma il suono che ho è completamente diverso ed è molto 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 più brutto. Quindi suonate con una bacchetta per volta sui tamburi. Se poi volete più potenza, allora potete suonare con due bacchette ma su due tamburi diversi.
allora in quel caso avrò un suono bello con più potenza, perché ho suonato insieme ma a due toni diversi. L'errore gravissimo numero 3 invece riguarda la questione tempo, nel senso tanti batteristi, tanti allievi che ho, ma tanti batteristi che sento, staccano il tempo, cioè danno il tempo a tutta la band e poi però partono un altro tempo appena parte la canzone, cioè come se quello non avesse nessuna importanza. Staccare il tempo non è solo un modo per dire ok, 1, 2, 3, 4, poi dopo partiamo. No, è un modo per dire alla band qual è il tempo della canzone. Quindi la cosa importante da fare quando si stacca il tempo è già cantarsi la canzone in testa. Se la canzone fa ta-na-na, 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 ta-na, ta-na-na, 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 ta-na. Dobbiamo già cantarcela in testa e pensare al tempo come sarà. In questo modo sia noi sia la band partiremo tutti allo stesso tempo e quindi non rischieremo di cominciare tutti a un tempo diverso e poi dopo metterci insieme. Non è tanto bella da sentire questa cosa. È meglio partire tutti insieme e finire tutti insieme. L'errore numero 4 è un errore che ogni tanto mi capita, ma soprattutto mi capita spesso a lezione, nel senso quando ho degli allievi mi capita spesso di vedere i ragazzi che magari sbagliano qualcosa e si fermano e poi lo rifanno un esercizio, ma magari qualcosa anche di non troppo importante, nel senso anziché prendere il rullante perfettamente con la pelle in centro prendono un bordo. E allora? E questa è una cosa sbagliata, nel senso cercate di andare sempre avanti. Questo a lezione, ma soprattutto live, quando suonate live dovete sempre andare avanti. Quando siete a lezione, comunque, se sbagliate una cosa del genere, se appunto prendete un bordo al posto del rullante oppure se suonate un tom al posto del timpano, non c'è problema, andate avanti. Quella cosa che avete sbagliato, può darsi che il vostro insegnante neanche se ne sia accorto, oppure quella cosa che avete sbagliato live, può darsi che il pubblico neanche se ne sia accorto. Come vi dico sempre, la cosa importante è andare a tempo. Se voi ovviamente sbagliate il tempo completamente, allora lì è un altro problema, magari c'è il rischio anche di fermarsi. Però se andate a sbagliare qualcosa di non troppo importante, andate avanti e non pensate allo sbaglio. Il fatto di pensare allo sbaglio è la cosa peggiore di tutte, perché voi continuate a rimuginare su quello che avete fatto. Questa è assolutamente la cosa peggiore, perché voi state continuando a suonare, quindi dovete pensare a quello che suonate. Se sbagliate, tirate avanti. Poi al massimo, alla fine della canzone, alla fine del live, alla fine della lezione, allora pensare agli sbagli è una cosa giusta per migliorare, ma mentre state suonando assolutamente no. Un altro errore, che in realtà non è proprio un errore grave, ma secondo me è giusto dirlo, è la questione acrostic, cioè tutti usiamo il acrostic in qualche modo, nel senso che poi qualcuno lo chiama side stick, qualcuno lo chiama acrostic. Però il fatto è che di solito quando suoniamo c'è la cosa di dire ok, suono, e poi quando devo andare a fare il acrostic semplicemente appoggio la bacchetta alla pelle del mio rullante e suono. Il problema qual è? Il problema è che appoggiandolo in questo modo noi andiamo a suonare il bordo del rullante con la parte dove c'è meno legno, perché ovviamente pian pianino che andiamo su nella bacchetta, la bacchetta si assottiglia, quindi andiamo a suonare con una parte abbastanza sottile di bacchetta. Il modo per eliminare questo problema e quindi riuscire ad avere un suono più potente anche col side stick, che comunque anche se ha un suono più basso tra virgolette, è giusto cercare di dargli potenza. Ma quindi noi anziché suonare in questo modo, se andiamo a girare la bacchetta al contrario e poi facciamo la stessa identica cosa, quindi appoggiamo in questo caso la punta della bacchetta alla pelle e poi andiamo a suonare il bordo, avremo un suono molto molto più deciso, molto più potente, molto più secco e molto più pieno di frequenze basse. Anche se è un suono abbastanza acuto, avremo più frequenze basse che ci aiuteranno. Perché? Perché noi stiamo andando a suonare con la parte della bacchetta più spessa di tutte in questo caso. Se la giriamo, ovviamente l'ultima parte di bacchetta è quella più spessa. Solo questo, non è per forza un errore grave, si può anche suonare con la bacchetta normale. Però secondo me se andiamo a girarla al contrario, riusciamo veramente a suonare con un suono di acrostic più musicale, più bello in generale. Un altro errore molto molto grave è sicuramente quello di suonare un groove col Charleston troppo forte, che alla fine dà fastidio. Se noi andiamo a suonare un groove del genere,
dà fastidio questa cosa. Perché? Perché il Charleston ha una frequenza molto acuta che, se suonato troppo forte, dà fastidio. È vero che voi mi direte, ok, anche i piatti hanno una frequenza acuta, però se ci pensate, quando suoniamo un crash, magari lo suoniamo anche forte, ma è una volta sola e poi si risuona il crash dopo 8 battute, ad esempio. Il Charleston invece è sempre molto molto presente all'interno di un groove, ovviamente è la parte portante del groove, quindi se lo suoniamo troppo forte rischia di dare fastidio veramente tanto al groove. È vero che ci sono alcuni groove che vanno suonati con il Charleston forte, ad esempio se noi pensiamo ad alcuni ritmi delle musiche funky anni 70, allora magari troviamo groove del genere. Però in questo caso è vero, il Charleston è forte, ma per prima cosa è controllato, nel senso è sempre tutto uguale e poi è forte, ma non è una roba assurda. E poi seconda cosa, in quel contesto ci sta, quindi è sempre la solita roba, bisogna sempre trovare il contesto giusto per andare a suonare in un certo modo. Quindi detto questo, però in generale nei groove normali, ma anche quando avete il Charleston aperto, non suonatelo mai troppo forte. Si sentirà sempre, poi ovviamente ci sono dei momenti in cui magari bisogna dare un po' più dinamica, come ad esempio ho dato adesso quando ho aperto il Charleston. Quindi in generale tranquilli, il Charleston suonatelo tranquilli. Errore numero 7 è un errore che fanno veramente tutti, anche quelli che magari suonano già da tempo, quelli che sono anche a un livello più avanzato, e cioè il fatto di dare tanta importanza agli accenti, cioè i colpi suonati forte, e poca importanza alle ghost, cioè i colpi suonati piano. Quindi anche facendo una cosa stupida tipo questa, c'è la cosa di dire, ok, l'accento forte è molto importante, mentre le ghost, vabbè, le ghost, i colpi piano, tanto sono piano, non si sentono. Quello è una cosa sbagliatissima, perché quello che risulta è l'accento preciso e il resto un po' a caso. Noi dobbiamo pensare a tutti i colpi, a qualsiasi dinamica, come fossero tutti colpi uguali, come ad esempio tutti i colpi forte, e poi dopo andargli a dare la dinamica. Ma la precisione dei colpi, l'importanza dei colpi è uguale sia che siano degli accenti sia che siano delle ghost. Quindi facciamo un esempio pratico: se voi dovete suonare un groove in sedicesimi così, voi starete suonando accenti e ghost con Charleston rullante. Ma voi dovrete pensare, tra virgolette, come se suonaste questo. In modo da dare a tutti i colpi la stessa importanza. Poi, quando avete dato a tutti i colpi la stessa importanza, allora andrete ad accentare o a suonare come ghost tutte le note. Questo adesso ve l'ho fatto come esempio per quanto riguarda il groove, ma funziona anche nei fill, perché l'importanza delle note o delle pause anche non cambia in base al volume, ma è sempre uguale qualsiasi nota o pausa stiamo suonando. Errore numero 8 è un errore che fanno tutti all'inizio quando suonano la batteria, ma poi in generale anche dopo. C'è sempre un po' la cosa, quando si studia soprattutto, di fare gli esercizi suonando più piano. Io ho un sacco di allievi che mi arrivano a lezione, quando li faccio fare gli esercizi li fanno piano. Poi però appena c'è la musica, bisogna studiare nel modo in cui poi si andrà a suonare veramente. Quindi se io quando suono sulla musica, se quando suono live, suono la batteria così, allora quando andrò a suonare l'esercizio lo dovrò suonare così. Sempre allo stesso identico volume, non cambia niente. Ma perché? Perché quell'esercizio che sto suonando poi mi andrà a servire nella canzone, nella musica. Quindi perché devo suonarlo piano quando lo studio? Suoniamolo già normale, così ci abituiamo a suonarlo normale e prendiamo confidenza con quel tipo di suonaggio.
con le dinamiche e con tutto quello che è importante per il gruppo. Uno degli errori più gravi, secondo me, ma proprio uno dei più gravi, è dire tanto è facile. Questo è forse l'errore peggiore che si possa fare. Dire di qualsiasi cosa, anche della cosa più facile del mondo, partire dicendo tanto è facile, sia lavorativamente parlando, sia a lezione, sia sempre. Perché non è lo spirito giusto per partire. Per prima cosa, se lo si fa davanti a una band che magari non si conosce, dire tanto è facile già mi fa dire ok, questo qua non ha capito niente di come funziona, perché ci poniamo subito nel modo sbagliato, non in modo umile soprattutto, e poi se per caso rischiamo di sbagliare quella cosa che abbiamo detto tanto è facile, ci facciamo una figuraccia. Se una cosa che anche ci sembra facile ci mettiamo lì di impegno e la cerchiamo di fare il meglio possibile, è tutta un'altra cosa. Al massimo poi dopo che l'abbiamo fatta possiamo dire sì, ok, era facile, non era nessun problema. Ma questo è sempre solo dopo averlo già fatto, mai prima. Un altro errore che spesso fanno i batteristi, soprattutto alle prime armi, ma non solo, è quello di stare seduti troppo avanti alla batteria. Cioè stare seduti proprio troppo vicini. Perché stanno seduti troppo vicini? Perché alla fine, essendo molto più vicini, si è più vicini proprio ai tamburi, quindi si fa meno fatica ad arrivare a tutti i tamburi. Il problema di essere così vicini alla batteria, i problemi di essere così vicini alla batteria sono due. Per prima cosa, noi per riuscire a suonare in mezzo ai tamburi, soprattutto in mezzo al rullante, quando siamo seduti così vicini come sono adesso, per avere la punta in mezzo io devo fare questo movimento qua di andare indietro con la spalla e suonare sempre con la spalla indietro così, perché poi con tutte e due le mani devo suonare il rullante in mezzo. A forza di andare avanti avrò malissimo alle spalle, quindi poi rischio di farmi del male seriamente. Invece suonando più indietro, ovviamente ho la possibilità di rimanere più rilassato. Invece per la questione piedi, se io suono in questo modo molto avanti, farò molta fatica ad aprire il Charleston in questo modo, perché ho la gamba che è troppo avanti. Se io vado con la gamba un po' indietro e quindi vado a fare praticamente un angolo retto tra il piede e la gamba, riuscirò ad alzare il piede molto di più. Poi ovviamente non bisogna alzarlo come l'ho alzato adesso, è giusto per farvi vedere, però riuscirò ad alzare il piede molto di più di prima e quindi non rischierò di farmi del male. Direi che basta errori, cioè ve ne ho già detti abbastanza, vi ho già detto abbastanza errori gravi, quindi direi che posso finirla qua. Io vi ricordo di scrivermi cosa ne pensate di questo video e soprattutto scrivermi gli errori che secondo voi sono i peggiori errori che un batterista possa fare, e vi ricordo di basta, niente, cosa devo ricordare, niente, parte di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, andare sui social Instagram e Facebook e Telegram, andare a vedere la questione live, mi raccomando, perché è gratuita, raga, è gratuita, dovete solo registrarvi. Basta, la finisco qui che è già durato un bel po' questo video, quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!